invece nulla succede a caso. Nel quaderno numero 3 di Moby Dick, dedicato al quartiere Tormarancia, c'è un racconto dell'antica trattoria chiamata Alito. Questa trattoria è sotto tutela dei beni culturali perché era un luogo particolare dove un tempo si fermavano i carrettieri a vino. Uno di questi carrettieri gestiva questo spazio insieme alla moglie. Partì per la guerra del 1518 e quel luogo venne gestito da sua moglie Adelina. Quando Fata Carbatella scrisse questo brano, scoprì che nella foto che gli aveva mandato Cristina Messina, compagna di scuola che ora vive in Sicilia, c'era Elvira, una nipote di Arlito. La foto era già stata pubblicata sui calendari del tempo ritrovato nel 2017-2018. Da qui, grazie a questa foto e alla collaborazione di Paola, moglie di un altro nipote del famoso Arlito, si è dato vita a una importante mostra fotografica, Profumo di storia. Le foto sono esposte come panni stesi al sole e mostrano di com'era un tempo il quartiere di Tormarancia. La mostra è visibile a Piazza Navigatori presso la trattoria dell'Alito. Premio Fantasia di Carbatella Europea 2019 a Paola De Benedictis. Delle due di cui sono dotata. Vabbè, c'è la regista, se magari si vuole alzare, quel regista che si chiama, non lo raccoglio. È sempre stato così. Ti passi il cellulare. Tieni, allora, regista. Mentre adesso Giulia prepara tutto Paola, che ci siamo conosciute per mia figlia, perché volevo parlare dell'Alito. Ma erano successe cose che io questa mattina con Giulia ho scoperto. Chi era Bruno, chi è Giuseppe, cioè non le sapevo queste cose. Il certo è che nel quaderno ti ho scritto, ma mi stai a riprendere? Mi state riprendendo quello che dico che è importante? Sì. Perché nel dentro sono nati i quaderni di Matilda. Abbiamo scritto il numero 1, abbiamo scritto il numero 2, abbiamo scritto il numero 3. Il numero 3 è sul Tormarancia. Il pezzo che io ho scritto è stato tagliato, perciò la parte importante dove io ho raccontato perché scrivevo quella cosa dell'Alito, perché avevo scoperto di essere stata in classe con la nipote dell'Alito in prima media, mi dicevano pure che quella scuola non esisteva a Tormarancia. Mi hanno scritto l'altro giorno che hanno trovato una traccia che quella scuola era la succursale della Tenerina, ma guarda che scoperta che hanno fatto. Ma a parte questo, hanno tagliato il pezzo più importante, perché io vado da un parrucchiere da anni che si chiama Roberto Ettori. Quel Roberto Ettori sta nel primo numero di Moby Dick, che parla di Innocenzo Sabatini, colui che ha fatto questo spazio che erano bagni pubblici, poi è diventato un mobilificio. Se guardate per terra, pensate a Innocenzo Sabatini che cosa si era inventato, e poi c'è il Palladium. Allora, l'Università Roma Tre è potente, ma so potente pure io perché sono magica, perché il primo premio che è stato dato di premio fantasia è stato dato in municipio proprio a Guido Fabiani, al quale ho dedicato una filastrocca dicendo: Guido, la fata te guida perché conosce la strada. Oggi doveva esserci fatalità, Luca, chi gestisce questo posto si chiama De Chirico, fatalità, e mi aveva telefonato proprio per dirmi, mettermi nel saluto. Siccome qui si salutano tanti che partono, chi va di qua, chi va di là, oggi il saluto di De Chirico non c'è stato che gestisce questa cosa, però è importante per il futuro. E quel pezzo che io è stato tagliato parlava proprio di Roberto Ettori, della moglie, che è stata, che era una nipote dell'Alito. Ma Roberto Ettori è cresciuto qui dentro come ragazzo spazzola. Allora, se a me viene tagliata la parte più importante dell'anima della gente, io mi incazzo, ragazzi. Cioè, non mi posso tagliare se non sono da Carbatella.
si dicono, perché non può essere, se la storia della Garbatella deve passare come storia della sulla storia la fa la gente, non la fa la politica che poi dà messaggi soltanto come conviene. Questo per me è chiarissimo, deve essere chiarissimo anche ai miei amici, perché io ringrazio Dio di essere qua, però oggi sono andata a un'era di interrotto, assessora lo devi sapere, consigliera lo devi sapere, la cosa importante per il centenario che lei quando ha presentato il centenario ha scritto, non solo con Corrado Garbatella, quella è un'altra storia, e nasce anche grazie a una persona che tra poco premieremo, perché è un seguito del lavoro che abbiamo fatto sul territorio. Ma la cosa importante è che nel 2002 io ho scritto Garbatella è una storia di donna ed è depositata dentro la biblioteca del Comune di Roma, dove parlo di alcune donne. Naturalmente sono le principali sono le tre muse, cioè la Fabia, la Sora e la Leti, che stamani che ci ha provato di prendere. Tutte nate a Garbatella. Allora, per l'8 marzo e a Milano, questa signora qui e questa signora qua, se dobbiamo amalgamare e raccontare la storia femminile, perché ci sono molte strade anche al femminile. Poi che abbia fatto Mussolini, ce ne frega niente, però fatte, se ritroviamo, sì che ha fatto Mussolini, no. Beh, oddio, c'era una strada dedicata a Rosa Mantoni Mussolini, che adesso si chiama via Guarnieri Carducci, cioè questa è storia, eh? Allora, io quando ho detto a Gianni Rigotta che mi ritiravo dall'almanacco perché avevo letto tante volte tante sciocchezze, diciamo, non volevo più essere complice di altre sciocchezze. Siccome già l'ho cominciato a leggere e mi diverte questa cosa, dovete sapere che per far restaurare la Fontana Catolica nel lontano 1993 io ho cominciato a scrivere alle istituzioni. Finalmente nel 1998 ce l'abbiamo fatta, però pare che mi sono dovuta inventare un po' di quelle storie, e mi sono inventata che Carlotta è il nome della Garbata Stella, che non è vero, perché Carlotta è scura, forse poteva essere una persona di quell'epoca, e invece Garbatella è bianca. Beh, sta storia l'ha ripresa il Beni Culturali, l'ha messa sul sito e la voglia di dire che è un grignaccio che l'ha messa nella cultura. Tutti pensano che, allora, se voi pensate, per passare la Fontana Carlotta vedete che è mulatta, la Garbatella è bianca. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché se dobbiamo fare il centenario di Garbatella dobbiamo anche ridere, però vedere pure chi veramente ci ha lavorato e chi fa tanto di specifico. Con lei faremo un ponte tra Garbatella e Tormaraggio e faremo le scene della storia, perciò sarete invitati, ognuno pagherà per sé, però va bene così, io queste cose me le dovevo dire perché dovevo incastrare queste due persone. Ciao, ciao.